Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale da Marcix91. Siamo tornati su Ark, come potete ben vedere, dato che a grande richiesta la maggior parte di voi avrebbe voluto rivederlo. Proviamo un po' a vedere come va, quindi vi prego come sempre di sostenere la serie. E oggi che cosa ci sarà di diverso? Ci sarà di diverso che saremo su Genesis. Questa è la prima parte, dovrà uscire la seconda parte in, teoricamente in questo mese di marzo. Io non conosco Genesis. Ne ho intravisto qualche video, so che ci sono tantissime nuove creature ed è considerato un gioco particolarmente difficile a differenza dell'Ark normale. A mio parere sempre Ark. Comunque, allora ragazzi, cosa c'è di diverso su Genesis? Su Genesis abbiamo ben 5 biomi, avremo il vulcano, l'oceano, la parte lunare, l'Artico. E infine la schifosissima palude. Palude che sinceramente io detesto a morte. Questi saranno i 5 biomi che ci presenterà Ark in Genesis. Già, ragazzo mio, a quanto visto e sentito attraverso qualche video, giusto per capire un po' di cosa tratta Genesis, sembra essere particolarmente difficile come espansione. La maggior parte dei giocatori parte con personaggi ben già caricati, quindi si caricano personaggi di alto livello e noi abbiamo un personaggio di livello 150 su The Island, mio vecchio personaggio, quindi ho deciso di partire da un livello 1, quindi non voglio avere nessuna agevolazione. Impostazioni sono tutte normali, quindi niente, io direi di iniziare la bellissima avventura nella nostra fantastica e bellissima palude e andremo un po' per ordine fino ad arrivare al vulcano, anche se penso che salteremo da parte in parte a tamare creature, a vedere insomma. In questo episodio in realtà io pensavo di farvi vedere un po' i biomi, giusto per capire di cosa ci aspetta, che a quanto pare la mappa appunto è una unica. Io sono partito, come potete vedere, dalla palude. Andiamo un po' con la nostra Beppina a vedere che cosa ha da offrirci Genesis partendo dalla palude. Ciao, sono HLNA, una personalità frattale progettata per essere la tua guida. Ascoltami e non ti farai uccidere. Forse. È una novità Ah, bene. prevedibile. Qualsiasi atterraggio va bene? Benvenuto Ok. nella simulazione di Genesi. Qui sarai messo alla prova in 5 biomi, ognuno dei quali nasconde pericoli e ricompense. Io ti sarò sempre accanto. Interagisci con me quando vuoi passare da un bioma all'altro o quando vuoi spendere alcuni degli esagoni ottenuti per aver completato le missioni. Quelle missioni Ok. sono il modo in cui la simulazione ti mette alla prova e il modo in cui potrai dimostrare che sei il migliore dei sopravvissuti. Però dobbiamo prima esplorare un po'. Pronto per un giretto? Sì, ok. HLNA può anche esaminare creature per te. Che caspita, sono già partito benissimo, direi. Ma cosa c'è che mi disturba? Sì, Caprosuchus, vai. Che bella la palude. Un carno, ecco, il mio animale preferito, giusto per partire alla grande. Il coccodrillo. Cavati. Dio. Ecco, Accendi, perfetto. ce l'hai. Direi che come inizio non è male. Mi sono distratto un attimo vedendo questo robottino che al solo pensiero di averlo sempre intorno. Accidenti, è stata veramente dura. No, di là non ci vado. L'idea di averti sempre intorno mi dà già fastidio. Madonna, quanto tetro è questo posto! È una palude proprio orribile. Caprosuchus, sanguisughe. Il titano boa è bellissimo. Gli spinosauri, guarda là, uno spinosauro giusto per partire alla grande. Uno spinosauro veramente bello. Veramente, veramente molto bello lo spinosauro. Ok, beh, questa è la palude, ragazzi, in poche parole. Per non parlare poi dei simpaticissimi Terror Bird. Ah, guarda, c'è già un tapeggiara là sopra. Beh, non sembra malvagia, a parte lo spinosauro che ha una violenza inaudita. Ok, questi sarebbero i cespuglietti classici, in arcobacche. Guarda quante narcobacche mi sta dando. Ok, questi viola danno narcobacche, immagino. Ed è una buona cosa perché partendo bene potrei già tamare qualche volatile.
Non è malvagia, a parte la violenza che hanno usato su di me all'inizio. Ok, qui abbiamo degli stego, qui abbiamo il maiale, va bene. Legno fungino? Fungino? Qua cosa c'è? Qui c'è della violenza. Ok, raptor, ciao. Non sembra essere molto ospitale, come mappa, direi. Concentrati, ce l'hai. Titano Mira, che cos'è il Titano? Livello 136. Va bene, tanto stiamo solo morendo, chi se ne frega. Questo è il bello della simulazione di Genesi. Puoi sempre fare un altro tentativo. Sì, ma se continui a mettermi vicino ai carni o agli spinosauri, di tentativi ne faremo ben pochi. Anzi, tanti, forse troppi. Allora, voglio capire un attimo il bioma. Allora, abbiamo capito che queste viola teoricamente danno, ecco, un arcobacche, quindi qui possiamo tranquillamente farci parecchi narcotici. Questo mentre, questa invece, ok, questa è una pianta. Non Stai più attento! posso fare niente praticamente perché qualsiasi cosa attorno a me mi può uccidere. E che è la zona facile anche questa. Ok, allora io direi di livellare innanzitutto. Almeno di 2 punti siamo saliti. E direi vita, importantissimo, e vigore inizialmente. Poi sblocchiamo la lancia e la nostra accetta di pietra. E il fuoco da campo che male non fa. Vabbè, questa è la palude, ok? So che probabilmente farò una pazzia perché andremo ad esplorare l'Artico. Ora, dal nome immagino ci sarà molto freddo, quindi non so quanto sopravviverò essendo nudo. Ma andiamo a vedere un po' com'è l'Artico, così per curiosità. Ho già freddo ancora prima di Bello entrare. che sei tornato! Pronto all'azione! No, beh, c'è freddissimo. Non so quanto sopravviverò, ma veramente poco perché c'è da ghiacciarsi, ok? Quindi immagino che questo sarà uno degli ultimi, forse anche, che andremo a visitare perché senza pelliccia né niente qui si farà gran poco. Orca Concentrati! puttanazza, un Ce l'hai! deodonte. Facciamo un altro tentativo, eh? Ok, qui ci sono i teresini. I mammut, ok, classici. I lupi. Che fortunatamente se la prendono col mammut. Il mammut muore male anche tra poco. Perché sono tutto rosso? Sono timido, ho tutte stelline che mi girano intorno. Vabbè. Ah, forse ho qualcosa che riguardo col mammut. Vabbè. Beh. Ambientazione molto bella anche qui, c'è tanta neve. Giustamente siamo nell'Artico, io sto andando in cima a un monte. Ok. Beh, Ark più di tanto non è cambiato. Cos'è, una supposta gigante questa? No! Non posso correre, vai che non ci sarei neanche arrivato, guarda lì cosa c'è. Ma che roba stranissima, è un ponte? Ok, ci sono anche i canguri, bene, bene, bene. Qui con l'utilizzo della pelliccia si fa veramente il mondo, veramente ben fatto. Beh, se devo morire rompendomi le ossa, almeno lo faccio fatto bene. Fai attenzione, sopravvissuto. Mi sono piantato come un chiodo. Ok, abbiamo visto anche la zona artica, che più di tanto non è che ci abbia da mostrarci. Andiamo sul lunar, vediamo un po' il lunare com'è. Madonna, guarda lì, cioè, non mi è mai uscito un simbolo del genere. Guarda la vita come sta scendendo. Ma immagino che qui sarà una delle ultime, forse, anzi, zone probabilmente che visiteremo, ma guarda, a parte il lag micidiale, ma wow! Immagino che qui per viverci ci servirà il tech. Magari mi sbaglio, ma di sicuro saremo nudi nadi. Ok. Wow. Ci sono creature.
Non riesco a vedere nemmeno le creature che ci sono perché vedo tutto sfocato. Sì, tu, robottino, stai anche bene in realtà così. Però sì, immagino che qui ci servirà il tech probabilmente. Non so se moriremo male anche spiaccicandoci. Sì. Ah no. Ah, le radiazioni, sì, immagino. Immagino ci servirà del tech qui. Ok, col jetpack è tutto. Molto bello, molto 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 strano come ambiente, però appunto in queste zone qui sarà molto difficile che ci andremo all'inizio. Posso prendere qua? Ah, pietre, queste sono le pietre Fai attenzione, normalissime. sopravvissuto. Ah, sono caduto come un sasso, mostrando le natiche a tutti. Andiamo sull'oceano, tanto il Luna e l'Artico avremo modo di vederle più avanti perché sono ambienti troppo ostili e a livello basso non riuscirei neanche a farvi vedere tanto, in realtà. Ed eccoci l'oceano. Vai. Le Bello che sei tornato. Pronto Bahamas, eccole all'azione. qua. Guarda qua, Pelagornis. Ok, qui ci saranno parecchi Pelagornis. E animali marini, immagino, siamo nell'oceano, quindi teoricamente qui non si vede nulla. Ci sono dei sassi, qualcosa. Beh, scusi, voglio vedere un po' il panorama, ma non lo vedo. Concentrati, ce l'hai. Certo, è difficile, ma anch'io non è che mi stia cavando molto bene, eh. Ve li sto facendo vedere in velocità i biomi, ragazzi. Beh, qui ci potremmo anche fare già una base, volendo. E per quanto riguarda il Lunar e l'Artico, avendo un personaggio di livello 1 non riuscirei nemmeno a farvi vedere chissà che cosa in realtà della mappa. Se avessi avuto il mio personaggio esistente, quello di livello 150, avrei potuto tranquillamente girare. Forse anche farci una base, nel Lunar no, ma nell'Artico sicuramente sì. Vabbè, questo bioma qui principalmente, a quanto pare sono isole, quindi ci servirà sicuramente un volatile o perlomeno un animale che sappia nuotare a modo e con molta velocità, quindi anche il Baryonyx sarebbe una buona soluzione. Venire qui già con un Baryonyx potremmo andare tranquillamente in giro. Adesso mi butto di sotto perché sono curioso di vedere un po' il mare com'è, senza possibilmente morirci. Ok, dovremmo farcela. Ok, va bene, ci sono tartarughe. Ma che cos'è quella cosa gigante? È una maxi tartaruga, bellissimo. Ok, principalmente non sembrano esserci animali ostili, così a primo impatto, ma sicuramente da qualche parte ci saranno. Ah, mi fa salire la bolla, che bello. Là c'è qualcosa. Elettroforo? Livello 118. Ma il 118 mi dovrei chiamarlo in questo momento, 118. Ci sono queste cosette viola che si illuminano e vorrei sapere che cosa sono. Vediamo se riesco ad aggiungerle. Glitch? Che cos'è il glitch? Tieni premuto per risolvere il glitch. Quel problema era una vecchia diagnostica di un sopravvissuto. Nei primi tempi di tutte queste simulazioni, lasciavano che gli abitanti modificassero le loro menti. Hai una brutta abitudine? Cancellala! Brutti ricordi d'infanzia? Addio! In pratica, però, è stato un disastro. Una volta che le persone hanno iniziato a modificare le loro menti, non hanno potuto più fermarsi, fino a quando non è rimasto nulla. Ecco perché voi sopravvissuti avete le menti intatte, con le stranezze e tutto il resto. Non mi piacerebbe diversamente. Ok, non ho capito niente, però sono d'accordo con te. Quindi vediamo un po' questo. Quando ho chiuso quel problema tecnico, ho visto il database dei sopravvissuti. Tu vieni dalla Terra e dalla sua storia. Ma non so quanto ne ricordi. Per quanto riguarda il modo in cui sei arrivato nella simulazione di Genesi, beh, neanche io ne so nulla. Squalo! Ma dovresti esserne fiero. Squalo. Lo scopo di tutta la simulazione è identificare i migliori sopravvissuti. E tu sei vivo, quindi sei tra quelli. Sì, ma c'è uno squalo dietro e non è che mi faccia molto piacere la cosa. Anche perché qui un modo per salire in realtà non c'è nemmeno.
Cioè, a parte questi piccoli spiazzetti qui, dove possono arrivare anche loro, immagino. Ah, qui sotto sembra esserci una struttura. Ci arrivo. Non uccidetemi. Lasciatemi andare. Lasciatemi andare. Oh! Ah! Ok. Va bene. Dove sono? Ho bisogno di crearmi qualcosa per vedere questi cristalli. È fantastico, c'è una specie di barriera che divide il mondo acquatico da questa boh. Gemma verde. Ok. Quindi gemma viola. Gemma rossa. Non è che sia tanto rossa, però vabbè. Gemma blu, ok. Non so che cosa servono le gemme, so che possono anche servire per le viverne. Vediamo un po'. No! No! Che cos'è che mi ha Fai ucciso? attenzione, sopravvissuto. Europitteride? Ma no, ero appena arrivato in un punto bellissimo. Vabbè, andiamo nella zona vulcanica, va. Zona vulcanica, nonché la Very Hard. Qui sarà qualcosa di scottante. Neanche troppo. Accidenti, Finché non mi è metti stata davanti un veramente due dura. carno e magari un Rex. No, è un allosauro. Madonna, è bellissimo l'allosauro, lo voglio, lo sarà uno degli animali che tameremo sicuramente, ma non voglio avercelo vicino ora. Devo approfittarne di queste carni, eccetera, perché io comunque posso no. Ah, no, non è morto. Sì. È morto? Mio drago spinoso. Sì, dammi la cheratina. Grazie. Mi servirà la cheratina, molto importante. Già mi piace questo posto. Io mi stabilirei qui per primo. È che partire dalla zona Very Hard, sinceramente, mi fa un po' strano. Però mi piace. Mi piace veramente un sacco. Sapete che quasi quasi parto da qua invece di partire dalla schifosissima palude? Perché la palude veramente io non riesco a compatirla. Carne cruda pregiata, sì, dammi. Dammi tutto quello che hai, Purlovia maledetta. Mi piace un sacco questo posto. Lassù c'è un satellite, infatti lassù mi farò la base. Vedo già un Argentavis dei colori bellissimi. Grigio e rosso, bellissimo. Un Dedicuro livello 86, ok. Ho tenuto i livelli più alti possibili. Ho cercato di mantenere un livello di gioco più elevato. Ho impostato il gioco a una difficoltà maggiore, così da poter trovare animali molto più forti. Vediamo se posso prenderlo. Sì, mi serve della selce. Grazie, così mi faccio anche l'ascia. Beh, in realtà si soffre forse più dal caldo per si soffre più per il caldo nella parte del cosa c'è lì che si muove? Penso qualcosa di grosso e carnivoro. Che cos'è questo coso? Oh mio Dio, è enorme! È bellissimo! No, pussa via, pussa via! Lasciami stare! Guardate che spettacolo! Ok ragazzi, io mi stabilisco qui. È deciso. Proprio qui dove sono in questo momento inizierò già a farmi una casa. Qui immagino che sia un punto ottimo per raccogliere pietra, dato che ci sono tutti questi dedicuro e metallo, quindi si potrebbe già avere velocemente il metallo e la pietra qui, avendo tanti dedicuro che sono anche facili da tamare. E ci sono anche creature erbivore. Ok, voglio vedere qui sopra. Sto cercando una zona un po' più sicura. No, appena detto. Queste mi danno chitina, ma per ora, no, cheratina, ma per ora non mi serve. Vediamo un po' se riesco a trovare una zona. No. Qui ce ne sono addirittura due. No, ma che fastidio. Io faccio la base là sopra, sopra il cucuzzolo della montagna. Ragazzi, a parte gli scherzi, sì, penso proprio che partirò da qua. Lo sapete, ormai mi conoscete, io sono tutto contrario. Quindi partiremo dalla zona very hard e andremo alla very soft, quella più facile, perché l'idea della palude, di partire dalla palude mi viene malissimo, mi darà fastidio.
Inizierò già a raccogliere un po' di risorse, vediamo un po' il da farsi, e poi nel prossimo episodio vediamo di iniziare già la costruzione di una casa e magari andiamo a esplorare un po' le zone limitrofe, anche se da quel che ho visto non sembrano essere molto simpatici. Ora inizierò a raccogliere un po' di risorse, così che nel prossimo episodio magari posso già iniziare a costruirmi una casetta di legno, vediamo se riesco un po' a livellare. E ragazzi, se l'episodio come sempre vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete. Da Marcix91 e Beppina, un gran saluto. Ciao a tutti!